La coppia cinese Weibo Dong, Yiming Wu. Hanno la sesta posizione dopo lo short program con il punteggio di 49 e 27, ma dal punto di vista proprio dell'interpretazione della loro coreografia, ieri non sono piaciuti e hanno addirittura l'ultimo punteggio per quanto riguarda i program components dello short. Vedremo adesso nel loro free program. Il triplo twist che è caratteristica proprio delle coppie cinesi. Triplo toe-loop, doppio toe-loop. Da fare per lui stavolta, il triplo salto. Buon triplo loop. E buono anche il triplo salto.
Wibodong Yiming-Wu, questa coppia cinese che gareggia insieme dal 2006. Lui si mette ovviamente le mani sul volto perché ha fatto un errore, una caduta, insomma, che sicuramente andrà a pesare sul punteggio del loro free skate. Sì, peccato per questa caduta sul triplo salto, perché per il resto il contenuto tecnico c'era, non era niente male, devo dire. La parte artistica ci lascia sempre un sì, po' così, non è molto coinvolgente. Ecco. No, devo dire sì, sono... Non so se dirti inespressivi perché non sentono la musica o perché comunque più preoccupati del contenuto tecnico, però certo anche ieri è stato il peggior punteggio artistico. Mi sembra che siano proprio loro, la loro personalità così, non molto espressiva, non lasciano trasparire molto, pattinano molto per se stessi, sono un po' scolastici nell'esecuzione, molto meccanici nell'esecuzione, direi. Però lei è uscita un po', mi è sembrata quasi arrabbiata dal ghiaccio, sì, hai però visto? Devo dire che è una buona esecuzione, cioè alcuni elementi veramente buoni. Guarda questo twist, ottimo, va su bene, lui la prende benissimo, è un elemento difficile, insomma, eseguito bene. Anche qui la combinazione triplo toe-loop molto bene, poi attaccano tranquillamente il doppio toe-loop, nessun problema. E qui l'errore di lui. Vabbè, ma non si può lamentare neanche lei perché ha fatto doppio, guarda. Lei ha fatto doppio salto, quindi non si può neanche lamentare. Era dietro di lui e non l'avevo vista all'inizio, era coperta dalla caduta di lui. Qui c'è il cambio di posizione, va nell'altra posizione spaccata e poi passa giù per l'uscita difficile. Spirale, anche loro hanno presentato l'esterna indietro, che è quella che di base vale di più, e quindi le coppie che cercano di recuperare un po' più di punti provano questa di spirale, che è più difficile oggettivamente, anche se è quella meno scenografica. È più difficile perché? È più difficile perché la posizione della donna è veramente scomoda e non consente di andare giù così bassa come si vede sull'interna avanti o sull'interna indietro, insomma. Quindi non è bellissima. La parte sollevata dal ghiaccio rimane quella più esterna e non quella più interna, ed è molto più difficile da eseguire. E per questo vale più punti, ovviamente. Certo. Guarda, lui continua proprio a disperarsi per il suo errore, 98 e 48, comunque sicuramente un buon punteggio per questa sessione di gara fino a questo momento, e un totale di 147 e 75. Insomma, è tornato un po' il sorriso anche per quello che riguarda lei, che l'avevamo vista proprio uscire dal ghiaccio un po' arrabbiata, guardala. E qui è venuta un'espressione, sì, devo dire, sì, almeno di gioia. Sono molto contenti, sì.